Gli operatori turistici di Grotta a Mare si ritrovano e mettono insieme le loro forze, tanti servizi in più ai turisti in vista dell'estate. Seguiamo tutti i dettagli. Pasqua è dietro l'angolo e l'avvio della stagione turistica balneare è davvero vicino. Grotta a Mare, con i suoi 8 chilometri di lungomare completamente rinnovati negli ultimi anni, l'ultimo tratto a nord è stato inaugurato nei mesi scorsi, non vuole perdere l'occasione di confermare la sua vocazione turistica. Anche per questo la sala che ospitava il tavolo del turismo accoglieva una platea attenta. Convocata dal comune di Grotta a Mare, la riunione si tiene ogni 6 mesi da qualche anno. Hanno a questa parte un centinaio gli operatori del turismo invitati, dai gestori di bed and breakfast agli imprenditori, i titolari di stabilimenti balneari, ma anche i giovani che hanno bar e locali sulla riviera. All'ordine del giorno c'era infatti l'animazione estiva, progetti e iniziative, ma quello che più ha tenuto banco è stata la strategia internet. Piceno Pass è il portale che fornisce decine di informazioni turistiche, segnala eventi e molte strutture di Grotta a Mare stanno entrando nel sito. Presentata anche la nuova app, l'applicazione per telefoni e tablet per avere davvero tutte le notizie sempre a portata di mano viaggiando. E nella riunione si è parlato infine dell'attività di marketing con il web, sempre più necessaria. Sarà organizzata una giornata di formazione gratuita perché tutti gli operatori del turismo riescano a cogliere le opportunità offerte dalle nuove applicazioni internet.